Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94 e benvenuti finalmente al pagellone finale della Serie A 2020-2021. Innanzitutto vi volevo chiedere scusa in ginocchio per il ritardo con cui arriva questo video, ma lo avete visto voi meglio di me, in questi giorni è successo il putiferio e non potevo ritardare i video su determinati argomenti come ufficialità di allenatori, dimissioni, arrivi, partenze eccetera eccetera. Spero comunque che possiate apprezzare questo video nonostante appunto stia uscendo con un po' di giorni di ritardo rispetto al normale. Prima di cominciare vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace e vi specifico come sempre che i voti che vedrete in questo video non solo sono la mia opinione personale, ma sono inerenti anche alle aspettative che avevo io su queste determinate squadre. Se c'è una squadra che prende 6 e una che prende 7, non vuol dire che quella che ha preso 7 sia più forte, ma che abbia fatto meglio secondo a quello che io mi aspettavo a inizio campionato. Detto questo, le premesse sono finite e come dico in ogni video, buona visione. Atalanta voto 8,5. Conferma di essere diventata a tutti gli effetti una big del nostro campionato, qualificandosi in scioltezza per il terzo anno di fila ai gironi di Champions League. La partenza del Papu Gomez a gennaio poteva far presagire la fine di un ciclo. Al contrario, i bergamaschi hanno continuato a macinare gol e punti, dimostrando che la loro forza è il gruppo e non il singolo giocatore. Benevento voto 4,5. Rispetto alla loro prima stagione in Serie A hanno fatto sicuramente una figura più dignitosa, ma proprio per questo motivo sono molto più critico nei loro confronti. Dopo un girone d'andata ottimo e una salvezza che sembrava scontata, hanno buttato il campionato con una sola vittoria nelle restanti 19 gare, tornando mestamente in Serie B più per un errore mentale che di preparazione della stessa rosa. Bologna voto 6. Ormai si è capito da anni che l'obiettivo finale è quello di una salvezza tranquilla e anche questa stagione non fa eccezione. Tra alti e bassi la squadra di Mihajlovic si è sempre mantenuta fuori dalla lotta per non retrocedere, grazie soprattutto all'incredibile annata di Soriano e lo spirito da guerriero dell'intramontabile Palacio. Sufficienti. Cagliari voto 4,5. La scelta di puntare sul deleterio di Francesco si è rivelata fin da subito disastrosa e serviva l'ennesimo miracolo di Semplici per salvare una squadra in caduta libera. Considerando il buonissimo valore tecnico di ogni reparto, è inammissibile rischiare la retrocessione fino alla fine. Per questo sono convinto che con la giusta guida tecnica, magari confermando lo stesso Semplici, potranno togliersi molte più soddisfazioni. Crotone voto 4. Dopo aver visto l'ennesima squadra arrivata in Serie A solamente per fare la comparsa, apprezzo ancora di più la scelta di passare nel 2024 a 18 squadre partecipanti. Nonostante l'incredibile vena realizzativa di Simi e il talento di Junior Messias, arrivano sconfitte a ripetizione, condite da ben 92 gol subiti che la rendono la squadra più battuta nella storia del nostro campionato. Un record che si sarebbero tranquillamente risparmiati. Fiorentina voto 4,5. Anche in questo caso parliamo di una squadra fatta di buone individualità ma costruita senza un filo logico, piena di giocatori su un ruolo e carente su altri. Nonostante ciò, reputo la salvezza nelle ultime giornate a dir poco imbarazzante e se non fosse stato per l'esplosione clamorosa di Vlahovic le cose sarebbero state ancora più complicate. I tifosi viola non lo meritano. Genoa voto 6. Si conferma ancora una volta la solita squadra da salvezza tranquilla, ma al tempo stesso difficile da affrontare, grazie soprattutto all'intramontabile Ballardini che ha ridato linfa vitale a un gruppo in netta difficoltà. Considerando la situazione societaria incerta e il valore tecnico discreto, era veramente difficile fare meglio di così. Inter voto 9,5. Decide fin da subito di eliminare l'impegno europeo per concentrarsi solo sul percorso in Italia, cominciando un dominio incontrastato mai messo in discussione concretamente da nessuno. Per tutta la durata del campionato i nerazzurri sono riusciti a mostrare forza e qualità, vincendo in tutti i modi grazie a una difesa solidissima e un attacco semplicemente devastante. Ora la domanda sorge spontanea: riuscirà Inzaghi a continuare il ciclo vincente? Juventus voto 6,5. Ottiene all'ultimo respiro l'ultimo obiettivo rimasto per rendere la stagione decente, dopo numerose annate passate a vincere lo scudetto con diverse giornate d'anticipo. Come era prevedibile, Pirlo non è mai riuscito a dare un gioco specifico alla sua squadra, che si è aggrappata spesso alle giocate dei singoli e ben poche volte a una vera e propria manovra di gioco. Comunque, dopo 9 anni, ci sta un'annata di transizione, comunque con 2 trofei.
Lazio, voto 6. Dopo la strepitosa stagione passata condita dal ritorno in Champions League, era lecito aspettarsi qualcosa di più, anche se sbagliare l'acquisto più importante ha reso fin da subito le cose più complicate. Da apprezzare la conquista dell'Europa per il quinto anno di fila, ma arrivati a questo punto bisogna capire se si può fare il salto di qualità o rimanere dietro alle prime quattro del campionato. Al sostituto di Inzaghi, l'arduo compito di provarci. Milan, voto 8,5. Il secondo posto ottenuto all'ultimo respiro è quanto di più meritato per il percorso fatto, nonostante in pochi avrebbero scommesso su di loro ai nastri di partenza. Fin da subito si capisce che la squadra ha ritrovato grinta e forti motivazioni, e nonostante un periodo di buio nel girone di ritorno, ha sempre dato l'impressione di potercela fare. Merito dei giocatori, ma anche del mister, bistrattato da molti, ma capace di tenere il gruppo unito e togliersi una meritatissima soddisfazione. Napoli, voto 6,5. Avrebbero meritato un voto superiore per i 77 punti in campionato e per essersi ritrovati dopo un lungo periodo negativo, ma buttano tutto all'aria pareggiando malamente in casa contro un Verona non proprio irresistibile. Fin da subito vengono colpiti da una marea di infortuni muscolari che costringono Gattuso a fare la conta dei disponibili, ma una volta ritrovati i titolari la squadra non si è fermata più. Peccato per il finale che rovina tutto il percorso. Parma, voto 3. Nemmeno nella data del fallimento si è visto un Parma così deludente e senza speranze, incapace di reagire nonostante un discreto tasso tecnico generale. La scelta di cambiare da Versa con Liverani si è rivelata fallimentare e non è bastato il ritorno del vecchio allenatore a cambiare una situazione ormai compromessa. Comunque hanno tutte le carte in regola per tornare subito in A e nonostante la sconfitta contro di loro, del quale ancora sto rosicando, glielo auguro apertamente. Roma, voto 4,5. Inizia la stagione dimostrando fin da subito un dominio totale con le piccole e poca lucidità con le grandi, mantenendo un onestissimo terzo posto fino al fine del girone d'andata. Di lì in poi però il campionato diventa un'autentica agonia, con sconfitte a ripetizione e prestazioni al limite dell'imbarazzante. Il percorso in Europa League è una scusante, ma solo in parte. Si poteva dedicare più attenzione alla Coppa, ma onorando comunque di più le partite di campionato. Delusione. Sampdoria, voto 7. Non scende mai al di sotto del centro classifica, togliendosi fin da subito il pensiero della salvezza e concentrandosi principalmente a fare un campionato più che dignitoso. Merito soprattutto di mister Claudio Ranieri, da molti considerato al viale del tramonto ma capace di dare tranquillità e serenità al suo gruppo, che ha giocato per divertirsi senza rischiare praticamente mai. Ora che Sir Claudio non ha rinnovato, la domanda sorge spontanea: riusciranno a riconfermarsi con un altro allenatore? Sassuolo, voto 7,5. Il classico esempio di squadra che si diverte giocando a calcio, proponendo un gioco entusiasmante e ricco di spunti interessanti. Il record di punti in Serie A è solo una conseguenza delle scelte illuminanti di Mister De Zerbi, che rischiando qualcosa ha sempre deciso di giocare all'attacco e senza paura contro ogni avversario. Come dice il buon Roberto Carlino, non sono un sogno, ma una solida realtà. Spezia, voto 7. A inizio campionato nessuno li avrebbe mai visti al di sopra del penultimo posto, viste le qualità tecniche non eccelse che lo avevano già ridotta ad essere una squadra materasso. Al contrario, lo Spezia riesce fin da subito a dare filo da torcere a numerose squadre, proponendo un bel gioco e salvandosi meritatamente a due giornate dal termine. Cosa dovranno fare per confermarsi il prossimo anno? Gli do un suggerimento: tenere il proprio allenatore. Torino, voto 4,5. Non si può dare un voto superiore a una squadra che come il Cagliari si affida subito all'allenatore sbagliato e butta all'aria buona parte dell'inizio del campionato. Nonostante sia ben lontana dalle prime sette della classifica, resta una squadra di indubbio potenziale e vederla festeggiare per una salvezza ottenuta a fatica fa capire quanto sia stata difficile e complicata questa stagione. Gli infortuni e il Covid avrebbero pesato per chiunque, ma non bastano come giustificazione a una stagione più che deludente. Udinese, voto 6. Dato ormai per certo che il loro obiettivo è quello di una salvezza tranquilla, possiamo dire che sono rimasti perfettamente in linea col loro progetto. Nonostante i soli 7 punti dal Benevento, l'Udinese non ha mai rischiato di scendere in basso, grazie alle ottime parate di Musso e le giocate del solito Rodrigo De Paul. Quando arriverà il definitivo salto di qualità o un ritorno alle origini, chi dir si voglia? Verona, voto 6,5. Dopo le partenze di molti dei giocatori rappresentativi della scorsa stagione, in molti avrebbero pensato a una retrocessione senza neanche troppo da discutere. Al contrario, Juric è riuscito a continuare abilmente il percorso di crescita della sua squadra, anche se, dopo la salvezza ottenuta, si è lasciato andare a risultati decisamente rivedibili.
Bene ragazzi, questo era quindi il pagellone finale della Serie A 2020-2021. Vi invito subito a scrivere nei commenti quali voti avreste dato voi e ovviamente se siete d'accordo con i miei fatemi sapere, tra l'altro mi sono dimenticato di chiedervelo prima, se volete altri video speciali sulla stagione appena conclusa, come video sulle migliori sorprese, delusioni, conferme eccetera eccetera. Per ora sono orientato a non farli in quanto la stagione è conclusa da giorni e ci sono novità a ripetizione su tutti i fronti, però se a voi possono interessare fatemelo sapere nei commenti e io ovviamente ve li porterò. Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso 94 e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!